Primo giorno della novena dedicata alla Vergine della Rivelazione. In questi 9 giorni ricorderemo alcune delle frasi così belle e importanti che la Vergine della Rivelazione ci ha donato proprio qui, in questo luogo, il 12 aprile 1947. In questo primo giorno vogliamo meditare una frase molto bella. Non lasciate mai il Santo Rosario, io sono con voi sempre per aiutarvi. Ecco, il Santo Rosario è solamente un'antica devozione? No. Possiamo dire che il Santo Rosario è uno scrigno prezioso che custodisce il cuore di Maria, il cuore immacolato di Maria, il cuore di una madre che si prende cura dei suoi figli. Allora, nella recita del Santo Rosario, noi mettiamo tutte le nostre intenzioni, sapendo che questo cuore di madre che ci avvolge con il suo amore ascolterà le nostre difficoltà, i nostri desideri, le nostre intenzioni e farà del tutto perché ogni nostro desiderio si possa compiere secondo la volontà di suo Figlio Gesù. Allora ricordiamo, attingiamo, apriamo questo scrigno prezioso del cuore di Maria durante la recita del Santo Rosario e affidiamo a lei tutte le nostre intenzioni. Ricordiamo allora questa frase: recitate il Santo Rosario, io sono con voi sempre per aiutarvi. Most Holy Virgin of the Revelation, you who are in the Divine Trinity, deign, we beg you, turn your merciful and kind glance towards us. O Mary, you are our powerful advocate before God, who by this soil of sin will obtain graces and miracles for the conversion of sinners. Grant that we obtain from your Son Jesus the salvation of our soul, perfect health of body, and the graces which we need. Grant to the Church and its head, the Roman Pontiff, the joy of seeing the conversion of his enemies, the propagation of the kingdom of God over all the earth, the unity of all believers in Christ, peace among nations, in order that we can love and serve you better in this life, and one day deserve to see and thank you eternally in heaven. Amen.